camminatori, buongiorno e buon Ferragosto! Buon Ferragosto a tutti, sicuramente molti di voi saranno sulle spiagge ad abbronzarsi e a divertirsi per questa giornata di Ferragosto, ma io invece a camminare per la città. Infatti oggi faremo qualche video cercando di impostare questa nuova rubrica che io metterò appunto sul profilo di Trekking Time, due passi in città, in modo tale da fare dei video e da farvi vedere anche le cose belle che le nostre città ci propongono e ci offrono, oltre che alle passeggiate chiaramente nella splendida natura e nei posti incantevoli che questa nostra Italia ci regala. In questo momento sono a Roma, al Gianicolo, sul colle del Gianicolo. Non so se si riesce a vedere dietro, ma dopo lo vediamo per bene. In lontananza si vede il Castel Sant'Angelo e chiaramente Città del Vaticano. Quindi mi faccio una passeggiando in città, vedremo un po' di cose belle. Oggi passeggiata al Gianicolo, venite con me. Ecco qui amici, guardate, da questo punto riusciamo a vedere San Pietro e subito sulla vostra sinistra Castel Sant'Angelo. Poi sicuramente troveremo un punto dove vederlo meglio, ma dal colle del Gianicolo vediamo la meraviglia. È comunque una Roma deserta e addormentata oggi, in quanto Ferragosto. Ed eccoci qui, guardate che meraviglia, il fontanone dell'Acqua Paola, meraviglia di marmo. Guardate qui, questa è la fontana, è praticamente la parte terminale dell'acquedotto paolino che abbiamo anche visto quando abbiamo fatto Villa Panfili. E qui praticamente dove finivano le acque, e come vedete dove finiva l'acquedotto, no? E nota simpatica, questa è anche la fontana, il fontanone a cui fa riferimento Antonello Venditti nella sua canzone Roma Capoccia. Guardo la maestà del Colosseo, guardo la santità, no, com'era? Guardo la santità del cupolone, fontanone. Ora me lo vado a rivedere, è meglio che cammino invece che cantare. Però avviciniamoci ragazzi, se non mi arrotano ci avviciniamo e la guardiamo meglio. Guardate che meraviglia. Fontana delle acque paoline, delle acque paole. Bella. Quindi lasciamo la fontana dell'acqua paola per continuare la nostra passeggiata sul colle del Gianicolo qui a Roma, perché i nostri piedi e le nostre camminate, le nostre gambe non ci portano solo nei boschi e nelle alture, ma anche nelle splendide città. Quindi ho deciso di fare dei video intitolati Due passi in città, dove appunto tutte le volte che mi gira e decido di mettermi sulle mie gambe e andare in giro per le città, vediamo le bellezze che ci offro. Ed eccoci qui in un posto direi solenne, in quanto questo è il mausoleo dell'ossario dei caduti, dove sono raccolte le ossa di tutti coloro che sono caduti per Roma e che hanno combattuto con Mazzini, che poi, se non ricordo male, batté in ritirata. E qui in una delle tregue
durante le battaglie ci fu appunto il sotterramento dei caduti in guerra, quindi il mausoleo dell'ossario adatto infatti ai caduti per Roma, recita l'intestazione su al mausoleo, bello, che è proprio di fianco alla fontana che abbiamo visto prima. E qui onore e rispetto per tutti i caduti che hanno fatto la storia di noi italiani e l'orgoglio di essere tali, perché io lo sono. Il mausoleo dell'ossario su Viale del Gianicolo. Poi sempre proseguendo al di là dell'ossario ci imbattiamo nella chiesa di San Pietro in Montorio, dove troviamo le cappelle e il tabernacolo di due conti irlandesi, sempre su questo colle che sovrasta la città. Guardate il panorama che possiamo vedere da qui e sentite le campane suonare a festa. Sentili. E questa è Roma. Roma, 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 cuore d'sta città. Roma, Roma, Roma. Va bene, sto zitto, ok? Andiamo a visitare la chiesa. Camminando me la sono ricordata, quella parte che fa la canzone di Venditti. Quanto sei bella Roma quando è sera, quando la luna si specchia nel fontanone. Eccola la parte che richiama questo fontanone, fontanone di Fontana, tra l'altro di Fontana, che effettivamente con la luna piena rispecchiata qua dentro deve essere una figata. E secondo me qui ci hanno fatto anche dei film di Fellini. Secondo me. E poi quando imbocchiamo la passeggiata del Gianicolo che sale su, incrociamo l'orto botanico, che anche questo deve essere molto bello da visitare, ma ve lo faccio vedere la prossima volta, perché oggi chiaramente Ferragosto chiuso, ma deve essere molto bello anche questo giardino orto botanico che vedremo ai prossimi video. Ed eccoci qui che è arrivati proprio sul piazzale del Gianicolo, piazza Garibaldi, ci ritroviamo il monumento di Garibaldi. Eccolo qui, altro. E così facciamo, condividiamo con tutti gli amici camminatori questi due passi in città. Garibaldi. Ed eccoci qui, questo è il portone da dove uscirà il cannone, che poi sparirà puntuale a mezzogiorno, particolarità del colle del Gianicolo. E ho letto che praticamente questa usanza era stata messa da un papa Pio IX, se non ricordo male, perché siccome le campane a mezzogiorno suonavano sempre non precise, quindi ogni sacrestano aveva il suo orologio e non andavano tutti a tempo, decise di dare questo start, diciamo così, in modo tale che appena sentivano il cannone i sacrestani potevano battere le campane, quindi le campane dovevano andare all'unisono. Particolarità pignola di questo papa, che da allora tutti i giorni a mezzogiorno il cannone spara un colpo. Ora andremo a vedere. Che bello.
Siamo proprio davanti allo spazio. Sono quello di tappi, non è? Eh sì. Sono proprio lì vicini. Io mi tappo così. Dove vai? Spostare vuol dire che si può stare. Guarda, adesso comincia adesso. Comincia, eh? Video, calmati. Direzione 6400, tiro 400. Direzione 6400, tiro 400. Caricare. Amici camminatori, la nostra passeggiata, i nostri due passi per due passi in città finisce qui per oggi. Dopo questa botta di cannone che avete visto, una particolarità di Roma, ci vediamo alla prossima passeggiata per la città. Magari andremo a vedere un po' il Colosseo, andremo a vedere tantissime altre bellezze che la città ti offre, in questo caso a Roma, ma in tante altre città. Ragazzi, buon Ferragosto a tutti, saluti a tutti e saluti a tutti. Un abbraccio, amici camminatori, gambe e spalla, e buon Ferragosto.